settimo tramonto serio. L'autrice si presenta. Gentilissimi, l'autore di oggi è nato a Matera e vive in Lunigiana. È collaboratore del Quotidiano del Sud, Città della Spezia e di altre riviste. Poeta, narratore, consulente editoriale, editore a sua volta, i suoi articoli e le sue poesie sono presenti in diverse antologie e giornali. Autore di numerosissimi libri, per i tipi della Writers Editor ha pubblicato una biografia romanzata. Salutiamo Nunzio Festa. Buonasera a tutte e tutti, grazie per l'invito e l'accoglienza, Claudio. Grazie a te, è una festa, come si suol dire, averti ospite. Allora, la tua autobiografia romanzata, già detto così, già interessante per la Writers Editor, Le strade della lingua, vita e mente di Nunzio Gregorio Corso. Vuoi parlarcene? Grazie per l'opportunità. È un omaggio dovuto a questo mio grande riferimento letterario che è Gregorio Corso, è esplicitata in maniera più precisa nel titolo questa volta con Nunzio Gregorio Corso, perché Gregorio Corso all'anagrafe era Nunzio Gregorio Corso, però a un certo punto della sua vita cerca, quando scopre meglio i suoi legami con l'Italia, vuole essere chiamato soprattutto con il suo nome più italiano possibile, che era Gregorio. Quindi è Nunzio e cerca di mettere prima di Gregory Nunzio, utilizzare più che Gregory, che è più semplice nell'inglese, quindi nello statunitense, il Nunzio, per esaltare queste sue origini italiane. E questo grande poeta beat dei tempi di Kerouac, Ferlinghetti e altri grandi di quel movimento, lui era beat, non beat, dico sempre io, nel senso che apparteneva, è stato categorizzato in quella grande schiera, in qualche modo dalla critica letteraria dei lettori. In realtà non era perfettamente aderente agli schemi di tutto quel gruppo, però come livello di poesia, come innovazione, come suggestione, una serie di cose, oltre che per vissuto e per amicizie e per sentimenti, può essere definito anche beat. Corso, ho deciso di fare questa biografia, e che è un libro, è un unicum, perché non c'era in Italia una biografia di Corso. È voluto farla romanzata per omaggiare, ripeto, la sua grande figura e personalità in quanto diversità del mondo delle lettere, ma soprattutto per un dovere culturale che il mondo dell'editoria deve a Corso, ovvero il riconoscimento della sua grandezza. Uno, questo quindi come primo elemento. Come secondo elemento, per ricordare che era molto legato, quindi oltre agli Stati Uniti, all'Italia, dove è stato tantissime volte, anche qualche anno prima di morire, veniva spesso a Roma, non a caso le sue ceneri si trovano a Roma, a Piramidi, grazie a una colletta di Patti Smith e altre grandi figure che portarono le sue ceneri dagli Stati Uniti a Roma, perché era un posto, il posto suo di elezione. Spesso lui veniva tra i festival e cose del genere, partecipava ai momenti ludici o comunque agli approfondimenti di birre e vini e cose del genere, spesso a Piazza del Campo, dove c'è un'enoteca ancora oggi che ha tante sue foto e riferimenti dell'epoca, testimonianze, perché lui ci viveva, ci arrivava la mattina di quei posti vostri domani e iniziava dal caffè, per ore e ore e ore rimaneva a leggere i giornali fino a tardanotte, fin quando
sazio di vino, eccetera, non trovava l'avventura occasionale che lo ospitasse spesso a casa o che continuasse le conversazioni o andassero a leggere poesia. Quindi è questa grande cosa. Terzo elemento, io dicevi bene, grazie, sono originario della Basilicata, della provincia di Matera. Il mio paese si chiama Pomarico, a pochi chilometri di distanza da un altro piccolo paese che si chiama Miglionico, che ha dato i natali alla madre di Corso, che era bambina, insomma, nata a Miglionico, appunto, però da bambina sportata negli Stati Uniti, come accadeva spesso, no, per le grandi traversate di migrazione, e quindi fu migrante, insomma, e arrivò negli Stati Uniti. Da subito lui che subisce la perdita della madre, nel senso che il papà, che era calabrese, tra le altre cose, il padre di Corso, quindi vedi quanti riferimenti al mondo, all'Italia, che era e che diventa un suo grande amore. Il padre era diventato un uomo violento, a un certo punto aveva un rapporto infelice con la madre, la caccia di casa. Quindi da bambino, 2-3 anni, Corso si trova orfano di madre, lui deve vivere con i genitori, però da quel momento non sa più nulla della madre. E inizierà la stagione, insomma, per pochi anni te lo terrà con sé il padre, perché subito dopo finirà in collegio, il riformatorio, come tutta la categoria dei problemi, dei ragazzi problematici, abbandonati, con tutte queste cose, piccoli furti, delinquenza. Piccola delinquenza, cresce in questo periodo delle carceri, poi esce, uscendo da 16 anni fa questi grandi incontri di riferimenti con Ginsberg in uno dei locali famosi dalle parti del Greenwich Village. E però questo è il momento, lui matura, ha più mogli, 3 mogli, 5 figlie, una serie di cose, una vita molto molto intensa, direi, sfiorando la banalità, una vita molto intensa, però fino all'ultimo la cosa stupenda che necessariamente andava fatta, messa in un romanzo, quindi in una biografia romanzata a quel punto, è che lui fino a pochi anni prima della sua scomparsa non sa che la madre non è, come pensa lui, dovuta scappare, tornare in Italia, ma che era uno stato vicino al suo, lui in New York è uno stato prossimo, grazie a un documentario che stavano girando sulla sua vita, un investigatore assoldato, insomma, dalla produzione, riesce a capire dove sta, quindi si rincontrano, gli ultimi momenti della sua vita, si riappacifica, si riconcilia, tra virgolette, con la madre, scopre che per colpa del padre non l'aveva potuto più avere, c'è questa bellissima cosa. Cosa faccio io di più, perché romanzata, che lo riconcilio anche con le origini meridionali sue, per lui al massimo è stato tante volte in Italia, ti dicevo, spesso a Roma, ma anche in altre città. Però non sapendo dove fosse la madre, di che posto fosse originaria di preciso, non è scesa mai al sud, no? Lui, Corso, non era mai sceso dalle sue esperienze a sud. Io fingo, in qualche modo, la finzione letteraria mi porta a farlo passare, diciamo, da Miglionico, da Matera, da quei punti, e che è un modo anche per fare questo cammino all'interno dei miei momenti originari di quelle terre, che sono per descrivere anche quei luoghi in qualche modo e far sentire tutta la forza del ricongiungimento, diciamo, a grandi linee questo è il motivo fondamentale del libro. Per quanto riguarda la lingua e cose del genere, ci sono piccoli riferimenti alla poesia stessa di Corso, per far capire a piccole dosi, ovviamente non essendo un saggio, la sua grandezza, quindi ci sono degli innesti diversi suoi e non, perché Corso, tra le altre cose, aveva grandi riferimenti dei classici. Io qua dicevi, tra le altre cose, vivo in Lunigiana, abito ad Arcola, che è vicinissimo Lerici, terra di Byron, Shelley, qui è morto Shelley, no? A Lerici, nelle acque territoriali di Livorno, ma a Lerici, dove ha vissuto lungamente, tanti altri scrittori. E lui, per esempio, Corso amava molto Shelley, per esempio, no? Lo studiava, quindi pregno anche di questi riferimenti, e cerco di darlo nel libro, il fatto che lui non fosse solo un poeta sperimentale, o qualche modo innovativo, contro la guerra, bombe, queste cose, ma fosse anche preparato da quel punto di vista, questa un'infarinatura dei grandi classici, studiava molto, e raccolto in biblioteca, non è...
non era un, non è quello che è un poeta laureato e nemmeno un accademico e cose del genere, ma nonostante questo, con le sue amicizie, le conoscenze, tutti i riferimenti che è riuscito a ottenere per il suo talento, era ospitato in università a studiare come uno studente senza esserlo, no? E quindi aveva questa possibilità di, aveva iniziato nel carcere a fare sta cosa, per esempio, no? E ecco, e quindi ci sono questi innesti, mi è piaciuto molto dare lirismo sia con le poesie stesse sue, sia con la lingua mia, molto liricheggiante, per omaggio grande alla poesia. Ecco. Bene, allora io ti ringrazio due volte, intanto per la tua biografia che insomma si presenta, da come l'hai descritta, molto interessante, ma soprattutto per avermi fatto scoprire anche questo poeta. Io insomma sono un po' un appassionato di Beat Generation, soprattutto Kerouac, però non conoscevo minimamente questo Nunzio Gregorio Corso, quindi grazie, approfondirò. Ne sono felice, perché quello è un altro dei sensi del libro, perché abbiamo quelli categorizzati, oltre che ci ispiravano da sempre, no? Pure io sono grande amante, come si nota, della Beat, però certo i riferimenti subito sono Kerouac, Ginsberg, Ferlinghetti, però ci sono tanti altri. La grandezza, poi Ginsberg diceva, per esempio, o Ferlinghetti dicevano di lui che era il migliore di loro, no? Quindi per dire, dobbiamo molto a lui rispetto a questo, alla potenza dei suoi testi. Tanto è vero che chiudo con un'ultima citazione, davvero, c'è una trasmissione che mi piace sempre richiamare, alcuni anni fa, quando erano vivi ancora Gianni Minà, Fabrizio De André, c'era una trasmissione Mixer alla Rai, dove c'è una puntata famosissima, in trasmissione fanno una specie di colloquio, di dialogo, in realtà è più un modo per far conoscere De André a Corso a De André, perché De André in uno dei suoi album era ispirato appunto da Corso, no? Quindi addirittura era in Italia, Corso viene ospitato da Minà, e c'è questo grande momento tra De André e lui, e Corso non conosceva questa citazione a questa fonte ispirativa di De André, ovvero le sue poesie. È bello sto momento, cioè dico sempre che purtroppo De André quella cosa rimane quasi imbarazzato, diventa quasi un bimbo, nonostante la grande forza, tutta l'arte che aveva, la personalità di De André, rimane spiazzato un'altra grande personalità che era un suo mito, e questa cosa è simpaticissima, è da vedere, trovare su YouTube, dura poco ed è grandemente, e lui quindi ci dicono c'è sempre da scoprire qualcosa, no? E ecco, quello è un momento molto significativo, davvero. Sì, è vero, quindi approfondirò, grazie. Allora, ripetiamo: Le strade della lingua, vita e morte di Nunzio Gregorio Corso, di Nunzio Festa, per Writers Editor, quindi potete trovarlo sul portale Writers e in tutti gli store online. E vuoi mostrare il libro? Ce l'hai lì? Eccolo. Mi auguro si veda. Si vede. Perfetto. Ecco. Ok, grazie Nunzio. Grazie a te per l'ospitalità. Ripeto, grazie a chi ci ascolterà, ci vedrà. E buon lavoro per le prossime. Grazie.